Noi pizzerie napoletane vorremmo poter riattivare i nostri forni facendo un menù ridotto di due pizze, per esempio come margherita e marinare, utilizzando al massimo due o tre persone per locale che potrebbero dedicarsi soltanto appunto alla preparazione dell'impasto e alla cottura delle pizze. Anche i pizzaioli della Campania, come già succede per i panettieri, vorrebbero tornare a lavorare, a riaccendere i forni e magari a consegnare margherite a domicilio. Quello sarebbe un segnale e darebbe comunque, come dire, una speranza a tutti quanti noi del comparto food che siamo bloccati. Fermi ormai da un mese, vorrebbero far ripartire uno dei settori più produttivi della regione, al palo dopo l'ordinanza di Vincenzo De Luca, che ha disposto la chiusura. Cosa per noi sarebbe molto importante, non vedo perché un panificio possa fare pizza e possa farla arrivare a casa delle persone e noi pizzerie della storia, della tradizione che abbiamo superato momenti difficilissimi ed abbiamo anche un ruolo sociale, non possiamo farlo. Anche in altre regioni, come ad esempio la Lombardia, le società di delivery, cioè di consegna a domicilio, si sono organizzate per portare a casa una pizza appena Una sfornata. pizza è anzi un bene di prima necessità, è comunque un pasto completo che permette alle persone di uscire da casa. Al momento questa possibilità è stata negata proprio a Napoli, dove quella del pizzaiolo è considerata una vera e propria arte, riconosciuta come patrimonio dell'umanità persino dall'UNESCO.